Ciao a tutti, bentornati. Torno oggi con i prodotti terminati degli ultimi mesi. Per chi mi segue già da un po' sa benissimo che io tendo ad accumulare tutti i prodotti terminati utilizzati nei mesi precedenti. Anche un modo per parlarvi di tutti quei prodotti di cui magari non vi ho parlato, che magari mi sono piaciuti o che anche mi sono piaciuti meno. Quindi trovo che sia un video molto utile, soprattutto per fare una carrellata di tutti quelli che sono stati i prodotti che mi hanno accompagnato negli ultimi tempi. All'interno di questa busta ci sono tutti i prodotti terminati degli ultimi mesi. L'ultimo video che vi ho girato dei terminati è stato un po' di mesi fa, forse febbraio, quando ho ripreso a girare video. Partiamo subito dalle maschere in tessuto, di cui io vi parlo sempre. In ogni terminato ci sono queste maschere. Tra le maschere terminate, sapete già che durante il lockdown mi sono dedicata tantissimo, ve l'ho già detto, alla skincare, magari alla skincare un po' più intensa, alle maschere, agli scrub. Ho rivalutato le maschere classiche, anche perché ne ho davvero tante ultimamente, quindi le sto rivalutando, quindi anche perché devo terminarle. E ho un po' accantonato invece le maschere in tessuto, le sto utilizzando un po' meno, però insomma sapete già che le trovo comode, le trovo pratiche, mi piacciono, trovo che comunque quando le utilizzo trovo la pelle comunque rigenerata, fanno sicuramente bene alla pelle, quindi io le utilizzo abbastanza volentieri. Questa qui della Shang Pri che ho trovato all'interno di una box, di una delle ultime box, penso la box di Look Fantastic di giugno, ed è questa qui al profumo di rose, tra l'altro molto molto carina, molto profumata, buona. Poi ho terminato questa qui di Olika Olika, anche lei l'ho acquistata invece dal sito di Look Fantastic con all'interno collagene, e questa qui invece della sempre Olika Olika, diciamo alle perle, che dovrebbe appunto donare un effetto un po' illuminato. In realtà le maschere in tessuto non avete subito quel risultato che magari promettono, però ci sono delle maschere tipo quella al collagene, questa qui al collagene, che mi è piaciuta tanto perché ho notato la pelle molto distesa, molto liscia, quasi la texture definita, insomma mi è piaciuta parecchio, anche perché queste qui della Olika Olika costano davvero pochissimo e quindi trovo che siano davvero molto molto valide. Altro terminato sono queste compresse per capelli della Airburst, anche queste trovate all'interno di una box, spero si veda, all'interno di una box Look Fantastic di qualche mese fa. In realtà all'interno c'erano 30 pastiglie, tra l'altro gommose, che preferisco nettamente alle classiche compresse perché sono più piacevoli da masticare, profumate, sapevano anche di fragola o di frutti di bosco, però all'interno ce n'erano soltanto 15 perché andavano assunte due al giorno. Io ritengo che magari con un trattamento di 15 giorni sia troppo poco per capire se magari un prodotto sia efficace o meno, soprattutto per quanto riguarda i trattamenti per capelli. Io penso che si debba fare per almeno 3 mesi o almeno, altrimenti non è facile vedere i risultati. Tanto che io di questo prodotto non posso dirvi granché, non posso dirvi che magari ho notato un beneficio sui miei capelli grazie a questo prodotto, quindi non ve lo so dire. A parte il fatto che insomma erano buone, piacevoli da masticare, però non so dirvi altro perché ritengo appunto che 15 giorni di trattamento siano troppo pochi, soprattutto per i capelli. Poi, altra cosa terminata è una crema, ed è la crema di Erborian, la Glow Cream. Questa crema mi piace tantissimo, ve ne ho parlato diverse volte, è una crema illuminante, questa qui l'ho acquistata da Sephora, mi piace tanto perché dona un effetto molto luminoso, all'interno ha delle particelle luminose che permettono appunto poi di avere un effetto abbastanza luminoso, anche quando magari andate ad applicarci il trucco sopra, il fondotinta al di sopra, si vede questo effetto molto luminoso che a me piace tanto. Non è tanto idratante, però non è neanche, per se non avete la pelle molto secca, anche soltanto questa crema qui va benissimo, però l'effetto illuminante di questa crema io l'ho trovato davvero in poche creme, sicuramente perché ha quelle particelle all'interno luminose che anche se vedete la texture stessa della
della crema si intravedono e trovo che sia davvero, davvero molto valida, soprattutto se volete un effetto illuminante, che a me, sapete già, piace tantissimo. L'ho tenuta per tanti mesi, l'ho utilizzata per tanti mesi, perché poi io tendo a variare, magari utilizzo di giorno questa crema, di sera un'altra crema, quindi l'ho utilizzata per diverso tempo e la ricomprerei perché mi è piaciuta tanto. Altra crema terminata, restiamo in tema creme, è la crema di Olen Riksen. Questa qui ha la vitamina C, la C Rush Brightening Gel Cream terminata. Mi è piaciuta tanto, in realtà questa linea di Olen Riksen insieme al siero e al contorno occhi mi sono piaciute tanto. Questa qui mi è piaciuta tanto, oltre perché l'ho trovata molto idratante, anche la stessa texture della crema mi è piaciuta tanto perché è molto leggera, non è di quelle molto grasse, non so però se all'interno ci sono oli, sinceramente non leggo oil free, però non avete quella sensazione di crema molto pesante, molto pastosa, anzi molto molto leggera, ce ne vuole davvero pochissimo di prodotto e si stende benissimo, e l'effetto anche illuminante. Quando utilizzavo questo cofanetto, quindi crema, gel contorno, crema contorno occhi e siero, avevo quell'effetto illuminante che insomma ho notato, credo sia anche merito suo, anche perché la vitamina C dona appunto un effetto molto illuminato, molto illuminante, va appunto a schiarire molto l'incarnato. Quindi anche a questo punto vi cito anche il contorno occhi, sempre di Olen Riksen, la Banana Bright Eye Cream. Questa qui mi è piaciuta tanto, ve ne ho già parlato, oltre perché mi andava ad illuminare tanto il contorno occhi, andandola poi ad utilizzare come trattamento, i benefici si vedono chiaramente col tempo. Però ho notato soprattutto quando lo utilizzavo un contorno occhi più illuminato, molto molto idratato, e questa cosa l'ho apprezzata tanto di questo contorno occhi. Infatti io ho preso sempre la versione piccolina perché per due volte ho acquistato il cofanetto con all'interno siero, crema e contorno occhi, però l'ho preso poi, ho terminato il primo cofanetto, ho acquistato subito l'altro perché mi ci sono trovata molto bene. Quindi è un contorno occhi che io vi consiglio se ricercate un contorno occhi illuminato, disteso, fresco, io vi consiglio questo prodotto qui. E questa qui è da 7 ml, quindi mi è terminata in poco tempo, in realtà anche abbastanza piccolo, di solito i contorno occhi sono di almeno il doppio, però insomma alla fine per il contorno occhi ne basta davvero pochissimo di prodotto. Il profumo è anche molto forte perché è abbastanza agrumato, sia del contorno occhi che della crema e anche del siero. Il siero per me è stato il prodotto migliore del cofanetto, però questa linea poi è un'azienda che io apprezzo tanto, l'ho testata grazie a questi prodotti e devo dire che l'apprezzo tanto come azienda, e appunto il contorno occhi ve lo consiglio, così come il resto dei prodotti di questa linea. Altro prodotto terminato è una delle mie luci, della luce liquida di Vera Lab. Sapete già che io ne ho prese diverse, sempre nel formato piccolino. Vi ho già parlato di questo prodotto e anche l'ho inserito anche all'interno dei miei preferiti degli ultimi mesi. Questo prodotto mi piace tanto perché va ad illuminare tanto l'incarnato, va a donare quella pelle fresca, a levigare molto la pelle, va ad eliminare anche un po' quelle imperfezioni, magari se avete dei brufoletti, magari anche andando sul brufoletto stesso nella zona interessata ad applicare questo prodotto, se lo provate noterete subito che si va a seccare magari il brufoletto, quelle macchie magari solari, se utilizzate questo prodotto vanno via. È sconsigliato però utilizzarlo d'estate perché all'interno credo, cioè è fotosensibile, quindi io adesso non lo sto utilizzando, è terminato da un po', non vorrei avere poi reazioni particolari con l'utilizzo di questi prodotti, però, di questo prodotto, però durante l'inverno tendo ad utilizzarlo sempre subito dopo lo struccaggio, prima del tonico, anzi no, dopo il tonico, e devo dire che mi piace tanto. Inizialmente ho fatto difficoltà a capirlo questo prodotto, però davvero mi è piaciuto, mi piace, lo ricompro tutte le volte, infatti ho attualmente l'altra boccettina piena, però ripeto, non la sto utilizzando semplicemente perché insomma è estate, quindi non la utilizzo, però è un buon prodotto.
consigliata soprattutto per chi soffre di macchie sulla pelle, per chi ricerca un aspetto un po' più luminoso, e anche la grana della pelle va molto a levigarla, quindi straconsigliato questo prodotto. Poi, altro prodotto terminato che ho stradorato è questo prodotto contorno occhi, è un siero contorno occhi della Elemis. Questo qui l'ho trovato all'interno di una box di Look Fantastic, una edizione limitata, ed è un prodotto, è un siero appunto Pro Collagen Advanced Eye Treatment, infatti è un trattamento contorno occhi. Mi è piaciuto tantissimo perché oltre a levigare molto il contorno occhi, a idratarlo tantissimo, ad assottigliare molto anche la borsa, perché io, sapete già, più che di occhiaie soffro di borse, e con questo prodotto ho notato un leggero sgonfiamento delle borse, quindi l'ho apprezzato tanto. E anche tutte le rughette di espressione si sono parecchio ridotte, anche grazie secondo me a questo prodotto. Io cerco di essere molto attenta con i contorno occhi, con i sieri, e quindi sono abbastanza costante. Ultimamente anche con l'utilizzo di tutti questi prodotti noto una riduzione delle linee di espressione, quindi questa cosa è fantastica. Però questo prodotto è davvero, davvero molto, molto, è stato molto valido. Lo consiglio, soprattutto se soffrite, oltre che di occhiaie, ma anche di borse, è validissimo. Costicchia un pochettino per essere un formato da 15 ml, però è molto molto valido, è davvero funzionale. Io poi tendo ad utilizzare in genere non i sieri contorno occhi, ma soltanto il contorno occhi. Quando ho utilizzato questo qui, l'ho utilizzato come siero, poi al di sopra ci andavo ad applicare il semplice contorno occhi, cioè il contorno occhi che magari ci utilizzo abitualmente. Poi, altro prodotto terminato è un tonico, è questo qui della Now Bay Origin. Questo qui è un prodotto è un tonico con base naturale, infatti c'è il 98,41% di origine naturale, e questo qui trovato anche esso in una beauty box, in una delle ultime beauty box. In realtà questo tonico non l'ho trovato chissà quanto efficace, cioè, o meglio, io lo applico perché ho capito che il tonico fa bene, che il tonico va utilizzato, però non ho trovato chissà, cioè non ho notato in questo tonico particolari qualità, ecco. Sicuramente il tonico di per sé è un prodotto che va utilizzato perché permette poi a tutto il resto dei prodotti di avere un effetto migliore sulla pelle. Però devo dirvi la verità, questo qui in particolare non l'ho trovato chissà quanto efficace, comunque non ho visto le sue qualità, ecco, non posso dirvi mi è piaciuto perché no, quindi è terminato perché l'ho terminato, però insomma, dovessi ricomprarlo non lo ricomprerei. Altro terminato, questo qui mi è piaciuto tantissimo, ed è il super mini tonico della Erno Laszlo. Questo tonico è un tonico super super idratante, ve l'ho già parlato perché l'ho inserito nei preferiti. Questo qui è un formato da 15 ml, quindi davvero piccolissimo. Mi è piaciuto tanto perché è molto molto idratante, a differenza degli altri tonici che sono molto simili a delle acque. Questo tonico invece aveva quella consistenza un po' più gelatinosa. Questo perché appunto è molto più idratante rispetto agli altri tonici. Inoltre promette anche un effetto, cioè è consigliato soprattutto per chi soffre di pelle secca. Io ho una pelle mista, però l'ho trovato comunque efficace per la mia pelle perché ha quell'effetto fresco, perché rinfresca molto anche la pelle. Dona anche un effetto, ho letto anche tra le qualità di questo prodotto, un effetto illuminante, cosa che io ricerco sempre, quindi non lo sapevo, però insomma l'ho letto anche tra la descrizione di questo prodotto, ma l'ho apprezzato soprattutto per il fatto di essere molto idratante e bello anche fresco. C'è la sensazione che si ha quando applicate questo prodotto, è davvero piacevole perché avete proprio una sorta di sollievo sulla pelle che dopo lo struccaggio è sicuramente piacevole, dopo il detergente è sicuramente molto molto piacevole, quindi è un prodotto che ho apprezzato tanto. Anche questo costa davvero tantissimo, tipo il formato grande da 100 o da 50 costa sulle 100 euro, è davvero molto costoso. Però io ho avuto modo di provarlo e devo dire che l'ho apprezzato davvero tanto. È un prodotto che merita sicuramente.
Altro prodotto terminato è un correttore della Smashbox, il mio correttore preferito in assoluto, ed è questo qui della Smashbox, lo studio Skin Flawless 24 ore. Vi ho già parlato diverse volte di questo correttore, è un correttore fantastico perché è coprente, cioè copre qualsiasi occhiaia secondo me, ma allo stesso tempo è leggero, non va nelle pieghe, vi resta fermo lì tutto il tempo, ha una grana molto sottile, quindi non è pastoso, questo quindi non permette di andare all'interno delle pieghe, non permette appunto il prodotto di andare all'interno delle pieghe. Ribadisco per l'ennesima volta, dipende sempre anche dalla skincare che voi andate ad applicare, dal contorno occhi, se lo applicate. È chiaro che andandoci ad applicare, a idratare tantissimo il contorno occhi, il correttore è chiaro che poi ha un effetto diverso ed è sicuramente più prestante anche il prodotto stesso. Però questo qui in particolare, io che ne provo tanti, ne testo tanti, questo qui di Smashbox è uno tra i più validi in circolazione secondo me, per questi motivi qui. Poi anche illuminante, chiaramente io poi tendo a prendere sempre un correttore che mi vada ad illuminare il contorno occhi, e questo qui insomma, oltre che a coprire il contorno occhi, me lo illuminava. Di solito io con questo prodotto, tra l'altro, evitavo anche di utilizzare il correttore magari aranciato, ci applicavo soltanto lui e ero coperta, illuminata, il contorno occhi disteso, quindi davvero questo qui è uno dei correttori migliori che abbia mai provato. Si avvicina molto a uno di MAC, ma lui secondo me lo supera. Altro prodotto contorno occhi è un contorno occhi di Lierac. Questo qui è il Gel Lissant Corrector Poche. Vabbè, non lo so pronunciare, io già con l'inglese faccio difficoltà, immaginatevi con il francese. Ed è questo qui, ed è il, appunto, ce ne sono due versioni di questo contorno occhi. Ce l'ho davvero tanto tempo perché ho fatto difficoltà a terminarlo. Molti, quando io un prodotto tendo a conservarlo, a tenerlo lì nei cassetti, non lo termino magari in breve tempo, significa che magari il prodotto non mi ha fatto impazzire. Infatti questo contorno occhi non mi ha fatto impazzire. Questo qui in particolare era consigliato per le borse. Io chiaramente, avendo quel problema, ho preso la versione consigliata per le borse, per andare a sgonfiare le borse. Non ho notato assolutamente questo effetto. Dice anche di andare a ridurre un po' le rughette, però io cercavo soprattutto un prodotto che mi andasse leggermente, chiaramente nessun prodotto mi va ad eliminare le borse, però a sgonfiare leggermente. Non ho notato questo beneficio, ma neanche più di tanto, neanche tanto idratante quanto magari avrei voluto. Un contorno occhi insomma che non ricomprerei perché appunto non l'ho trovato chissà quanto efficace ed efficiente. Ultimo prodotto terminato è questo prodotto qui della Roche-Posay, della mousse micellare. È questo prodotto che in realtà io ho utilizzato anche in versione full, ma mi sono trovata davvero così tanto bene che l'acquisto ogni volta che termina in formato mini, soprattutto quando sono fuori, quando viaggio, quando sono fuori nel weekend, quando magari non sono a casa e ho bisogno di un magari formato piccolino di detergente. Questo qui lo trovo davvero stravalido perché oltre ad essere a pulire molto 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 bene secondo me la pelle, infatti va a pulire fino in profondità, è consigliato anche per chi ha la pelle sensibile, per chi soffre anche di acne, di problemi appunto alla pelle. Io magari non ho grandi problemi, però soprattutto quando vado a struccarmi, vado a lavare il viso, la mia pelle tende ad arrossirsi un po'. Questo prodotto invece tende proprio a, essendo molto leggero, molto delicato, non mi andava ad arrossire per niente la pelle, non avevo assolutamente quell'effetto di rosso sulla pelle, quindi trovo che sia indicato soprattutto per chi soffre per chi ha la pelle sensibile. Io poi trovo che la Roche-Posay abbia un sacco di prodotti di trattamento, soprattutto per chi magari ha dei problemi, trovo che sia davvero molto molto valida. Io ho provato parecchi prodotti, soprattutto in passato ho provato tante creme della Roche-Posay, trovo che sia davvero molto molto valida. È un prodotto farmaceutico, però insomma è davvero stravalida. Io consiglio anche questo prodotto qui perché è comodo, se amate anche le acque micellari, cioè i detergenti mousse, questa qui è una delle migliori, è quella che io consiglio sempre.
anche perché è comoda da applicare, ne basta davvero una pushata, è piacevole, è fresca, è leggera, non è aggressiva, quindi trovo che sia davvero molto valida. L'ho ricomprata anche nuovamente in questo formato perché magari in vista dell'estate, il weekend sono spesso fuori, quindi trovo che sia l'ideale per me, quindi l'ho ricomprata questo per farvi capire quanto mi sia piaciuta. Ho terminato i miei terminati degli ultimi mesi, spero di avervi dato qualche consiglio e chiaramente come sempre vi chiedo di mettere un like al mio video, se non mi seguite potete seguirmi e attivare anche la campanella, anzi se avete dei video in particolare che vorreste vedere, che vorreste magari che io magari vi girassi, potete tranquillamente scrivervelo, sapete che mi fa piacere anche l'interazione e nulla, io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo presto, ciao!